Di nuovo in studio con Linea Diretta in compagnia del dottor Giovanni Ricci, specialista in medicina dello sport, in ortopedia e traumatologia. Dovremmo avere un telespettatore o una telespettatrice al telefono. Pronto? Pronto. Buonasera a lei, signora. Buonasera. La domanda al dottor Ricci. Va bene, grazie. La domanda, signora, prego. Senta, dottore, io sono una donna di 86 anni e ho sempre male al ginocchio, sempre il liquido. Un infoino figlia non me lo levano. Che sarà perché ho la tredicesima, no, come si chiama? I tredicesimi, come si chiama? Trigliceridi alti. Trigliceridi. La tredicesima alta, sì. E tredicesimi. Sì, eh? Sì, abbiamo capito, signora, grazie. Allora? Grazie, signora, può ascoltare la risposta direttamente dalla televisione. Buonasera. Buonasera, grazie. La signora, non c'entro niente col problema infiammatorio del ginocchio, verosimilmente la signora ha un'artrosi alla veneranda età di 86 anni, è una patologia che è abbastanza frequente, il ginocchio che gonfia è il sintomo di un malessere che è l'artrosi, a quell'età logicamente va fatto solamente un trattamento conservativo. Quindi ecco, la signora ha voluto esprimere con molta semplicità. Sì. Il suo stato d'animo, sì, e le sue attuali condizioni, sì. Diciamo che la signora è fortunata, sì, ad essere arrivata, sì, a 86 poi, anni. Se è arrivato a 86 anni in queste condizioni, fortunata. Poi anche la patologia del ginocchio penso sia una patologia che si è sviluppata lentamente, perché se avesse avuto un'artrosi più importante del ginocchio i disturbi sarebbero entrati intorno ai 60, 65, 70 anni, dove allora possiamo intervenire con protesi. A quell'età il buon senso ci dice di fare artrocentesi, cioè aspirare il liquido, eventualmente farci dei trattamenti di infiltrazioni con il cortisone, non con altre cose che lasciano un po' il tempo che trovano, insomma. Eravamo un po' in debito con un nostro telespettatore per la domanda della rottura del legamento crociato anteriore sciando. Il telespettatore, sì, chiedeva come deve operarsi, quale tecnica deve scegliere. Allora, qui bisogna fare un cappello alla lesione crociata anteriore, perché la lesione crociata anteriore è una lesione importante del ginocchio. Negli anni passati passava anche misconosciuta, quindi trovavamo tanti pazienti che con il crociato rotto continuavano a svolgere delle attività sportive oppure mantenere una vita normale, creando quindi l'instabilità che era il danno che determinava quindi i danni successivi al ginocchio, quindi lesioni meniscali, lesioni cartilaginee. Noi partiamo dal concetto che il crociato anteriore è il legamento che determina la stabilità antero-posteriore del ginocchio e l'unico sintomo è quello di cedere il ginocchio. Il ginocchio cede e scappa, va via. Nel momento in cui il legamento si rompe, contrariamente a quello che pensavamo 20 anni fa, 30 anni fa, la ricostruzione ligamentosa è indispensabile farla. Abbiamo ancora un nostro telespettatore, pronto? Pronto? Buonasera, la domanda al dottor Ricci che la sta ascoltando. Sì. Prego. Senta, ho due spine in un piede e fanno tantissimo male a camminare. Mi hanno fatto mettere un tutore, però mi si è informicolito tutta la parte destra esterna del piede. Dipende dal tutore oppure è sbagliata la diagnosi? Grazie signora, quindi spine al calcagno? Sì, sarebbe la spina calcaneare. Tallone, una sul tallone e una sotto. Sì, allora la spina calcaneare è il tentativo del nostro organismo di migliorare la postura. Per che cosa? Per quale motivo? Perché sotto la pianta del piede noi abbiamo un tendine, un bel muscolo che è il muscolo plantare, che è lungo, va dal tendine, dall'inserzione del calcagno fino a circa metà piede. Poi si sfianca aprendosi a ventaglio e va a inserirsi nelle dita. Questo tendine, cosa succede? Per motivi vari, di solito colpisce le persone che hanno il piede cavo, cioè ovvero sia che hanno una cavità maggiore rispetto al piede piatto, cerca il nostro organismo di accorciarlo in maniera tale da evitare il dolore. Il trattamento di queste cose inizialmente è un trattamento medico-farmacologico e uso di plantari. Se la signora riferisce un dolore però periferico, quindi la parte esterna, verosimilmente il plantare non è ben bilanciato, eventualmente rivolgersi al tecnico ortopedico che gliel'ha fatto, gli fa presente questa cosa, perché i plantari purtroppo bisogna consigliarli, farli e poi
con il paziente nella maniera corretta. No, no, bisogna un po' farlo abituare il paziente a camminare e poi fare delle piccole modifiche, perché non è detto che è sbagliato il plantare, devono essere fatte le piccole modifiche che il tecnico gli ripermette, perché il plantare serve per scaricare la volta plantare, quindi vuol dire che il carico l'appoggia da un'altra parte, quindi scarica il dolore dall'altra parte, quindi basta una piccola correzione, va più che bene. La domanda di un giovane sportivo: gioco a pallacanestro, soffro di instabilità delle caviglie, però prima bisogna dare sempre spazio, sì, la precedenza l'hanno i nostri telespettatori. Pronto? Sì, senta, io vorrei sentire il dottor Ricci, che mi sono operata il 9 del 2009 alla rotola e mi è rimasta una bella cicatrice e mi dispiace, specialmente ora che porto la calza, sembra sempre smagliata quando c'è lo stivale. Volevo dirle se c'è un rimedio di fare qualcosa. Grazie a lei, signora. Purtroppo l'ortopedico fa il danno e quindi non è possibile rimediare, cioè l'accesso anteriore del ginocchio nella donna purtroppo è un accesso deturpante, quindi si vede in primis, e è un problema anche legato al fatto dal punto di vista cicatriziale, perché noi facciamo una incisione longitudinale, quindi le linee di forza sono sbagliate, perché quando noi facciamo delle incisioni chirurgiche seguiamo delle linee apposta, c'è una tecnica per tagliare, tanto per intendersi, e purtroppo lì, non essendo una superficie flessa estensoria, la pelle tende ad allargarsi. Lì è un problema più di chirurgia estetica, bisogna vedere se è una cicatrice, per esempio, che è cheloidea, ovvero sia che è ipertrofica, quindi ha fatto una, è diventata, anche per è diventata bozzoluta. E si possono fare interventi, però non chirurgo plastico, però dicendo onestamente che si possono risolvere soltanto cicatrici veramente deturpanti. Se la cicatrice è liscia, riprende, è un pugno arrossata, però non è particolarmente aperta, meglio lasciarla fare, bisogna trovare un collega, un chirurgo plastico che gli può dare questi consigli. Purtroppo, ecco, la signora mi sembra che abbia messo in evidenza più che altro l'aspetto psicologico, vale a dire estetico, la necessità di coprire, di mascherare questa cicatrice. E ha ragione, purtroppo ha ragione, però non è, tanti si espongono con i tatuaggi e sono penso il più deturpante tante volte una cicatrice. È un ricordo che noi abbiamo avuto, purtroppo teniamocelo, però tante volte si fa un danno maggiore a rimetterci mano che lasciarle fare, perché è in una zona purtroppo di trazione, quindi se uno dovesse fare anche una cicatrice fatta nel miglior modo possibile bisognerebbe almeno un mese tenerla ferma, quindi perdiamo il tono muscolare, perdiamo la mobilità, quindi alteriamo la biomeccanica del ginocchio, quindi ricreiamo un problema al ginocchio stesso, quindi ecco, il gioco deve valere la candela, insomma. Grazie a lei della domanda, signora. Grazie tanto. Gioco a basket, avevamo la domanda di un giovane sportivo. E anche del crociato. Allora, prima concludiamo quella del crociato, sì, che ce la siamo praticamente portata avanti per l'intera trasmissione. Sì, no, è la novità che c'è, volevo parlare di questo, che quindi le ricostruzioni ligamentose sono indispensabili per avere una vita futura sana, per permettere al nostro ginocchio di vivere tranquillamente, perché l'instabilità determina successivamente danni meniscali, cartilagini e un'artrosi precoce, così via. La tecnica ormai sono tutte standardizzate, vengono fatti in artroscopia. L'unica cosa che c'è un po' nuova da 3 o 4 anni questa parte è una tecnica che ha inventato, che ha proposto un americano, Stedman, che è un grande chirurgo del ginocchio a Vail in Colorado, che permette un incrocio tra la tecnica chirurgica e il ripristino delle cellule staminali, ovvero sia vengono fatte le perforazioni dall'esterno all'interno del ginocchio sulla base del crociato anteriore, in maniera tale che il tessuto osseo, col grasso che c'è nel tessuto osseo, entra a contatto con il residuo del crociato e questo crociato tende a rigenerare. Questa è una tecnica che ci permette di operare pazienti molto giovani che altrimenti in altro modo non potrebbero essere operati se non con molti rischi, per esempio ragazzi 12, 14, 15, 16 anni, dove l'intervento chirurgico è sconsigliato, e persone che hanno un'attività agonistica un po' più bassa, che hanno però l'esigenza di tornare per bene. Quindi è un intervento che dà degli ottimi risultati e negli anni vediamo che degli ottimi risultati. Abbiamo poco meno di 3 minuti al termine di questa nostra puntata di Linea Diretta.
C'è anche questo telespettatore che ci ha scritto: gioco a pallacanestro, soffro di instabilità delle caviglie, è importante il tapping? Vale a dire, il tapping sarebbe, credo, l'utilizzo di pratiche tipo cerotti o bendaggi, esatto, per migliorare la stabilità della caviglia. È un sistema che proprio in uso negli Stati Uniti, addirittura le assicurazioni non pagano i giocatori di basket se non si fanno un tapping preventivo. Quindi sono delle cose un po' particolari, devono essere fatti bene, non è un bendaggio semplice, ci sono dei fisioterapisti che sanno fare questa tecnica, c'è una scuola apposta per farla. L'instabilità di caviglia può essere dovuta a un trauma ripetuto, quindi un'instabilità vera e propria. Se il paziente ha un'instabilità bilaterale, allora oltre a questa ci sono degli esercizi che si chiamano propriocettivi, che inducono l'atleta a fare gli esercizi con delle tavole in equilibrio, che gli sviluppano quindi una propriocettività, una sensibilità diversa, e la caviglia tende a non cedere. Il tapping aiuta in questa fase, perché già il cerotto, trazionando la pelle dove viene fatto, induce un messaggio propriocettivo al cervello che dà una stabilità secondaria. Ecco, io terminerei questa puntata insieme con il dottor Giovanni Ricci con una domanda che credo riguardi tutti, o perlomeno abbia riguardato quasi tutti nella vita: il mal di schiena. Mal di schiena, da anni ho fatto di tutto, ci sono delle novità, chiede un telespettatore? Sì. Novità nella ricerca? Nella ricerca, sì. Il mal di schiena è la causa di assenza di lavoro più frequente nel mondo e di origine ortopedica, e almeno una volta tutti quanti soffriamo il mal di schiena. Questa è una definizione che ormai purtroppo è universalmente riconosciuta. Il mal di schiena ha mille cause e è stato preso un po' da tutte le parti, quando a tanti... ha una madre sola, ma tanti babbi, diciamo così. Sì. Quindi il trattamento è vario, può essere fisioterapico, può essere medico, può essere chirurgico, tutto quanto. Adesso siamo molto meno invasivi rispetto a prima, ci sono delle tecniche che possono determinare degli interventi importanti, come le stabilizzazioni vertebrali, che però vengono fatte addirittura in microchirurgia, quindi con accessi minimi senza dover fare ampi tagli o contrapianti di osso, e oppure delle radiofrequenze che interessano quindi il mal di schiena puro, che danno un'ablazione termica, quindi come andare dal dentista e farsi denervare, ecco, la parte sensitiva e basta, che funziona veramente bene. E poi tutto il resto spetta ovviamente al buon senso della persona, per esempio non aggravare il carico sulla schiena e comunque cercare nei limiti del possibile anche di svolgere un'attività che sia compatibile anche col suo stato di salute. Una delle cose fondamentali sono i consigli che devono essere fatti per vivere serenamente il mal di schiena, insomma. Grazie al dottor Giovanni Ricci che ha accettato di prendere parte a questa puntata di Linea Diretta. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito e sono intervenuti. Vi lasciamo in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.